Ragazzi, oggi in questo piccolo e breve video vi faremo vedere acquisti Wish, spacchettamento, acquisti Wish. Sigla. Ragazzi, esatto. Bene, cominciamo. Sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sono 10 pacchettini, però, però diciamo che abbiamo voluto farlo con solo 10 per il momento, perché arrivano altri ancora, esatto. dovrebbero arrivare ancora altri, però sapete, su questi siti AliExpress, Wish, eccetera, eccetera, non ricordo più. Ma siamo curiosi pure per vedere cosa ci sono arrivati. Nelle spedizioni ci mettono molto tempo, dai 30 ai 60 giorni. Questi qua sono arrivati prima del previsto e cerchiamo di fare questo piccolo spacchettamento. Quindi inizia Cristian. Eh sì, purtroppo sì. Perché mi sembra che sono tutta roba tua. La lascia perdere, ma non vedi che sei ridicola? Questi sono dei LED, ragazzi, sono dei LED perché devo fare una modifica alla macchina di mio padre. Sono i LED Daytime Running Lights, non so se l'ho pronunciato bene perché non so bene l'inglese, da 17 cm, da 17 cm. Così. Sta qui. 17 cm, l'ho fatto vedere, da 17 cm. Questi servono ovviamente a fare le luci posizione che dovrò montare sulla Ford Kuga di mio padre. Ford Kuga. Io ho iniziato con il... E quanto hai pagato? Lo vuoi dire? Ragazzi, con lo sconto Wish costavano un euro di spedizione. Non ci credete? Vi metteremo qui sotto il link e andrete a vedere. Ovviamente la metteremo tutto perché sicuramente non ci sarà, come l'altra volta. Comunque metteremo il link qui sotto e vedrete che l'ho pagato un euro di spedizione, e se entro le 48 ore c'è un altro acquirente che compra lo stesso negozio online, lo stesso prodotto, avrete lo sconto del 15-20%. E io ho pagato 1,80 euro questi qua. Quindi ora andiamo con il secondo pacchettino. Che seguo io ovviamente? E seguo questa qui. Questa qui. E che cos'è? Questa. Ah, prima. Devo aprire. Stiamo aspettando la semis. Male per Dio! Un solo pacchettino, un anno e mese come diciamo. C'ho le unghie! Un mini spacchettamento diventerà un piccolo spacchettamento. Ok, qui c'è un caricato. Ah no! Oh, wow! La scarpetta, wow. La ciabatta! La ciabatta USB. Con 1, 2, 3, con 4 entrate di USB. Sì, l'abbiamo presa ovviamente per caricare le macchine fotografiche, certo. eccetera. Questa abbiamo pagato intorno. Non si ricorda, ragazzi, quando dice intorno, perché lei non è che ci prepariamo un copione, però io già sapendo che dobbiamo fare video mi guardo di nuovo tutto, perché già so che dopo dovrò ripetere al posto suo. Perché io quando compro non vedo i prezzi, esatto, e compro, sì, sono una spesa sola. Comunque, questa è stata pagata 80 centesimi con l'euro di spedizione, sempre €1,80, e dice. E ho ricevuto lo sconto, l'ho pagata 1,60 euro. Ragazzi, è comoda, vi metteremo il link qui sotto, anche di questo. 1,60 euro, ma io cos'è questo? No, questo è il valore, no, è la cosa della domanda. Vabbè, se questo non ci interessa, va bene. E quindi questo è molto importante.
grande, ragazzi, compratela. Comprate. Ora tocca a me, andiamo con il terzo. Ragazzi, non è un berizzondo, non è un panda. È una cuffietta. Non è un box e non è nemmeno una cuffietta. È una cuffietta. Ragazzi, io che sono malato dell'horror e mi piace molto, ho comprato la Federa. Federa? Come lo volete chiamare, che si chiama Federa, comunque si chiama anche cover, per i cuscini. Con sopra disegnato i miei personaggi preferiti. C'è Venerdì 13, Michael Myers in alto, Michael Myers da bambino, il mio preferito It, e c'è Shaggy. Shaggy si dice? La bambola Shaggy. Non lo posso vedere io, ragazzi, non lo posso vedere. Ragazzi, questo qui mi è costato 2 euro, senza sconto. 1 euro più 1 euro di spedizione. Ragazzi, è bello, qualitativamente... È ottimo. È cashmere. Cashmere. È cashmere, non è niente... Qualitativamente si sa, io comunque tenendolo nel mio studio non mi interessa, devo comprare solo il cuscino. Ragazzi, metteremo anche qui il link. Metti questo su, non voglio vedere Chavi. Allora, vediamo se mi è arrivata la cosa che io cercavo da tempo. Quindi vediamo se questa è quella qui. Mi sa che non è. Comunque, via. Guarda, ci ho messo un attimo! Cos'è? No, raga, non è quello che cercavo io! Io non ho la macchina, come ne devo fare? E spiega cosa sono? Allora, sono dei tappi, giusto? Sì. Della Ford Go... come si chiama? Ford Go... No! La Ford Go... Ma ha un energetico che la fai, non va a allora la Ford. La Ford Buga. Buga. Sono i tappetti delle valvole. Tappetti delle valvole, delle ruote, quelle che camminano sulla strada, sul. Normale, mica vola mai. Comunque sono marchiati Ford. Ford. Ovviamente Buga. Sono sempre cinesi. Questa, la particolare di questi tappetti, cioè hanno un foro con all'interno un grano. Il grano sarebbe quella ditta piccolina sulla testa. Ragazzi, esce anche il chiavino, come potete vedere. Chiavino, però, il chiavino esagonale, in modo che quando li mettete sulla valvola, stringete quel grano e nessuno se li può rubare. Andrà a stracciare direttamente la valvola da vicino. Vai, bravo! Questo mi è costato 3 euro, però lo sconto 2,80 euro. Perché comunque a fine l'anno, ma vedete come giri, vi fanno sempre lo sconto. Ragazzi, sono carini perché comunque andare all'autoricambi e l'autoricambi nella stessissima confezione, al di là di questo sigillo, c'era il sigillo suo, non faccio il nome di questa giallica perché è una giallica, mi chiese 10 euro per comprare queste 4 valvole. Io dissi, fratello, tu stai male perché se li rubano, io perdo 10 euro, ma non è per i 10 euro, perché se si rompono non voglio rifondere 10 euro per 4 tappetti. Meglio 2 che 10. Lei mi disse, proviamo a vedere su Wish perché abbiamo comprato tutte queste cose. E ho comprato questi sempre per la macchina di mio padre e ci ho fatto i regali a mio padre. Comunque ragazzi, mettiamo il link anche di questo qui sotto, sempre su Wish. Ok, tocca a me. Eh sì, perché tu hai ragione, che devo fare? Io spacchettamento lo devo fare da solo perché lei deve fare solo di Donatella e Raffaella, da fare solo la Cappella Sistina, quando sono fatto qua. Mi trovo con le ore. Ragazzi, non vedete un po' il led per la mia auto. Ecco raga, allora ragazzi, questi sono dei led multicolor che vanno inseriti nella luce di posizione. Che vanno inseriti nella luce di posizione. Questi l'ho pagati 3 euro con lo sconto 2,80 euro perché questi proprio su Wish si vendono tanto, ragazzi. Io che pratico tuning,
girava la voce tra noi Juniors che c'era un ragazzo che li vendeva lui furbamente a 13 euro. Sa un euro 13 euro, ma quando mano? 2 euro di spedizione, 2,80 euro ho pagato la... Ragazzi, quando parlo lei non mi ascolto, quindi è come se un video stesse facendo su lì. Stavo 2,80 euro. Qui sotto, come potete vedere nel video che vi ho allegato, vedrete il montaggio e il funzionamento, come potete ben vedere qui sotto, di questi LED all'interno del faro. Solo di questo però, perché solo di questo, ragazzi, perché è un po' più particolare, giustamente per farvi capire che cos'è, perché giustamente sembrano due supposte con il telecomando. Voi mettete così, premete il telecomando e la supposta parte da solo. Invece no, sono dei LED multicolor, fanno flash, gli RGB che sarebbe il fade di tutti i colori, ha molte funzioni di telecomando a distanza, una distanza di 4-5 metri, comunque ragazzi, 2,80 sono regalissimi. E non vi nascondo che ho fatto la prova in mezzo ad uno e me ne hanno chiesto moltissime persone, perché io da onesto, non dico amico, perché sono persone che non conosco, gli ho chiesto 8 euro in base ai 13 dell'altra persona e stanno andando a ruba. Ora mi è arrivato questo, intanto mi sono arrivati quei 50 pezzi che ho ordinato tempo fa e sono volati. Quindi ragazzi, metto il link, guardate il video anche di questo qui che si troverà qui sotto. Servo io, come al solito, già vedo che è una cosa molto dura. È normale, non era nuovo, si è un capitone. Quindi non c'è... Ok... Il caricatore. Allora, questo caricatore... Partiamo che questo caricatore, visto che noi abbiamo già... 4 sulla scarpetta di entrata USB, quello andrà fissa lì dal computer. Questo ovviamente va anche, no, questo va nella spina, questo è per il cellulare, è per il cellulare, per macchine fotografiche, tablet, un altro cellulare ancora, mette sempre USB, quindi 3 USB charger, non so. È così ragazzi, l'entrata è questa, quindi per fare l'errore dei Samsung, per mettere tutto dentro e via. Questo è stato pagato 1,20 euro con tutta la spedizione, perché c'erano pochi pezzi, il materiale è... Sembra fatto bene, questo quando viene inserito nella spina si accendono queste tre cornici di blu, quando poi è carico diventa di rosso, quando poi è carico diventano blu. Comunque ragazzi, è stato pagato 1,20 euro tutta la spedizione, perché c'erano pochi pezzi e c'erano 7 minuti limitati per comprarlo. Chi lo comprava a quell'istante si aggiudicava. Io sono entrato. Il vincitore! Infatti io sono entrato nel più di 2 minuti, ho visto che mi serviva, perché si è rotto proprio del cellulare. Non solo uno, esatto. Tutte e due. E lo abbiamo comprato. Ragazzi, un ottimo affare. Comunque se lo volete comprare, vi metto il link qua sotto sempre se lo troviamo. Non costa tanto, costa 2 euro, è 1 euro di spedizione. Noi siamo stati fortunati che non è fortuna questo, a trovarlo alle 20. Perché c'era questa, diciamo, questa piccola, non la vogliamo chiamare asta, meno asta. Tocca a me, tocca a me. No, però non tastiare. Non tastiare. Non tastiare. Ah, ecco sì. Ma sembra la bella macchina! Allora ragazzi, questa, anzi questo, sì, questo è un accendino da auto. La macchina di mio padre ha l'accendino, però non il frutto, sarebbe dove va inserita, ha proprio l'accendino che si è bruciato. Esatto, si è bruciato e io ho dovuto comprare con tutto il frutto, sempre su Wish. Questa è stata pagata 2,50 euro e 50 centesimi di spedizione, 3 euro non lo fa. Però poi ho ricevuto il messaggio dello sconto, perché un'altra persona, io stavo con una persona, questa, e l'ho pagata 2,30 euro a finale.
Aspettando ce ne sono mangiate. No, 20 centesimi al mangiare. Perché 2 euro e 30 il prodotto, 50 centesimi alla spedizione, quindi il totale di 2,80 euro. Vabbè, comunque ragazzi, però c'è stato un problema, perché io questa già l'avevo aperta, l'ho chiusa per farla vedere, c'era pure la verità. Perché l'accendino diceva che era la stessa misura per Ford Kuga, quando poi è arrivata più grande, di 2 mm più grande. Quindi cosa ho dovuto fare? Ho dovuto cambiare, come potete vedere, ho dovuto cambiare tutto il frutto della macchina per ottenere il funzionamento dell'accendino nuovo. Vabbè, comunque ragazzi, da 2,80 euro rispetto a 30 che mi aveva chiesto l'elettrauto, ho risparmiato io, mica lui era guadagnato. Ragazzi, vi metto il link qui sotto anche dell'accendino, casomai vi può servire. Vabbè, partiamo da me. Ecco qua. Questa busta nera non mi piace. C'è un'altra busta dentro. Niente. Wow, è quella che ti servo io. Yeah. Non ti faccio dire un'altra volta, non faccio dire insomma. Filo! No, cavetto, filo! Questo filo è un cavetto! Ma va? Che si carica vicino al PC, questo si mette qui dentro! E questo? Lo pino? Questo è una cuffietta che si mette. Allora, che si mette qui, vedete? Guardate, si mette qua, così. Ragazzi, è un auricolare Bluetooth. È un auricolare Bluetooth. È ignorante, ignorante. Se riesco a mettere lo faccio. Ecco qua. Si vede? Non si vede. L'ho cercata per quando sto nel pullman che sembra mia mami. Quando sembra mia mamma. Quindi nel pullman per non stare con il cellulare in mano, io praticamente mi metto con la cuffia e parlo al telefono. Che lui la mattina alle 6:30 mi fa compagnia al telefono fino alle 7 che non arrivo a Napoli. Comunque questo non abbiamo pagato. Visto non lo sa, parla tutto il tempo, ha detto 10 stronzate, al finale non sa nemmeno quello che deve dire. Ragazzi, questo è stato pagato 2 euro e 1 euro di spedizione, tutto completo, 3 euro. Cavetto e auricolare Bluetooth. L'abbiamo provato, perché prima dello spacchettamento ci siamo assicurati, perché ovviamente dobbiamo fare sempre la controversia su Wish. È funzionante al 100%. Non lo posso garantire. È di qualità cinese. Cinese ovviamente, sfruttamento cinese, lavoro minorile. Qui si carica dove c'è questo piccolo foro, qui c'è il microfono e qui c'è la cassa audio ricevente. Qui si accende, ha un'ottima ricezione, abbiamo provato la distanza da salone a cucina e il telefono prende. Ottimo per raccogliere il cerume. Non è vero, ragazzi. 3, 2, 1. Niente, ragazzi. Comunque per 3 euro è qualitativamente ottimo, perché comunque va scomparsa all'interno dell'orecchio. Vedete, è facile. Per levarlo ci vuole un tappo. Cioè, si è fatto un tappo. Compreso di cavetto, che si può caricare pure direttamente su quel sì, USB. Sì. Quindi è ottimo, perché a me mi piaceva molto. Quindi via di massimo, ma su questo due. Lo lascio una cosa, questo lo prendo io, perché questo prendo io. Questo io. Dai. Pronto? Sì. Apriamo insieme? No. E dopo questo lo spieghi solo tu. Questo lo spiego io. Mouse ragazzi. Però vedo che qui c'era il prezzo. Se è arrivato dalla Cina, perché c'era il prezzo sopra? Non lo so. Comunque ragazzi, questo è un mouse della Link Wireless Xing Yang Yong. È un caricatore wireless all'interno, ci sta pure. Vediamo. Esatto. Vabbè, il filo sta all'interno, questo è un mouse, come potete vedere, wireless, molto leggero, consistente, scombatte, non andiamo a scombare, ha un ottimo touch, diciamo che somiglia molto a quello del, come si chiama, il Mac. Somiglia molto a quello del Mac.
tasti molto male, il giro della rotella è molto fluida. Qui all'interno, eccola qui, abbiamo la gavetta Bluetooth per il mouse. Ci sono anche già le pile all'interno, vediamo se funziona. Funziona, come vedete la luce rossa. Ragazzi, questo è stato pagato 4 euro con tutta la spedizione, senza sconto perché forse nessuno ha comprato all'epoca. Però è buono, perché c'è... Vediamo l'ultimo pacchetto, ragazzi, si vede un po'. Wow, non lo so. Non me lo ricordo, mi è arrivato uno. Allora, questo è l'antenna wireless. Detto bene? Sì. Antenna wireless, cosa è successo? Spieghiamo, perché l'altra volta ho fatto vedere uno di questo. Allora, noi abbiamo avuto, cioè abbiamo acquistato due, però io, siccome sono frettella, ho comprato un'antenna wireless. Quindi con questo ce ne ho tre. Va bene. Comunque, amore, spieghi un po' come si usa. Ah, ecco, lei spiega io. No, dico, vabbè, okay. Questo... Ragazzi, ora vi spiego. Queste sono le due antenne. Questo è un caricatore wireless. Questo qua l'ho pagato con tutta la spedizione 2 euro, però ho avuto lo sconto dopo due giorni perché in 48 ore l'ho acquistato un'altra persona, l'ho pagato 1,80 euro. Esce senza cavetto, diciamo prezzo qualità, ragazzi, comunque prezzo qualità è una carica, sfruttamento minorile cinese, si vede, puzza. Anche perché noi stavamo aspettando questo. Esatto. Invece io l'ho messo con il caricatore del cellulare e quindi mi sa che con quello si sarà bruciato. Esatto. Credo. Quindi ora vi faccio vedere come funziona questo e questo. Però voglio dirvi che questo se lo dovete acquistare su Wish non lo comprate, perché se andate in un negozio cinese lo pagate 3 euro al pezzo. Io le ho pagate tutte e due, compresa la spedizione, costavano su Wish 2 euro e 80 ognuno, e le ho pagate tutte e due 5,60 più di 2 euro di spedizione. Oh, ragazzi, ho speso una cifra più di 7 euro, che se automaticamente andate dal cinese ne prendete due, pagate 6 euro e conviene di più. Ragazzi, ora vi faccio vedere il piccolo funzionamento, anche se lo sapete ve lo faccio vedere tutto lo stesso, in poche parole come funziona. Prendete il cellulare, inserite lo spinotto dove mettete il caricatore del cellulare, perché ho pensato che questo era lo spinotto dentato che andava direttamente sulla batteria come quelli là, diciamo, originali. Invece no, giustamente dice tu tieni uno pozzotto, tu fa. In poche parole, aprite il coperchio, prendete l'antenna, la inserite all'interno, così, e il gioco è fatto. Ogni volta? Però dopo non potete sfruttare l'entrata per il cavetto, perché è occupata dal cavetto wireless. Però se vi scocciate, levate il wireless e vi porto dal filo. Funziona così, mettete questo nel caricatore, appoggiate il telefono sopra e il telefono si carica una bomba. Quello là che avevamo preso prima era difettoso nel suo cellulare, questo dobbiamo vedere se funziona, però sicuramente andrà bene. Perché abbiamo preso comunque il caricatore questo, che fa parte comunque del... Mi ripeto, io l'ho fatto solo per una questione di fretta, sono fretta, e quindi ho messo il caricatore del mio cellulare, l'ho messo vicino. Nel mio cellulare l'ho messo vicino e dovevo fare ogni tanto così perché non prendeva, esatto. Ma mi sa era il... Vabbè ragazzi, comunque qui sotto mettiamo il link sia del caricatore che delle batterie. Questo lo sconsigliamo, questo sì, compratelo, mi raccomando. Ragazzi, il video vi è piaciuto, che abbiamo finito, ragazzi, che erano 10 pacchettini minuti. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciate tanti pollicioni in su, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella per ricevere le notifiche dei nostri video che si trovano qui sotto. Qui sotto, come potete vedere, trovate tutti i nostri link, Instagram, Twitter, Facebook e anche comunque l'indirizzo del canale, la pagina del nostro video, che a noi piace mettere.
Quindi ragazzi, il video è finito, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!